Silvia Reghini ci spiega la manifestazione di oggi contro la guerra in Ucraina. Prego. Beh, la manifestazione di oggi è promossa dalla comunità ucraina, che è numerosa qui a Portogruaro e che ovviamente è particolarmente preoccupata della situazione e della mancanza di comunicazione, soprattutto con le loro famiglie. Il Partito Democratico ha ovviamente aderito a questa iniziativa perché è importante far capire a tutti che ci siamo, perché potremmo essere tutti ucraini, siamo tutti ucraini. L'attacco che ha fatto Putin è un'aggressione verso il diritto internazionale e, nonostante ci siano tutte le riflessioni che si possono fare e che si dovranno fare, la cosa importante in questo momento è stare uniti insieme a sostegno di questo popolo, a sostegno della pace, per interrompere questa guerra assurda che è frutto dell'egoismo e dell'autodeterminazione di una singola persona. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di essere solidari, supportare, siamo a disposizione per qualsiasi tipo di attività, anche a sostegno di viveri o vestiti. La situazione però non è facile, speriamo subito che si trovino delle vie, delle trattative per interrompere questa follia. La guerra non è mai stata una risposta per la risoluzione dei problemi, ridefinisce solo poteri. Pertanto speriamo che questo attacco venga fermato subito, immediatamente, il prima possibile, con le trattative, con la via diplomatica, con le sanzioni, con quello che possiamo mettere in campo insieme Italia, Europa, per diffondere la pace. E ovviamente anche Portogruaro, il PD di Portogruaro, ma tutti i partiti e le forze politiche devono essere unite, e dopo ci sarà il momento per fare tutte le riflessioni che vogliamo fare, ma in questo momento non siamo divisivi, ma siamo uniti in favore della pace e del popolo ucraino. Grazie mille.